Becchi, allora, complimenti, in bocca al lupo sinceri per il proseguo di questa stagione. È bastata una Feralpi stile Adriatico, stile Pescara nel primo quarto d'ora del secondo tempo per chiudere sostanzialmente con grande merito i conti. Sì, è stata una gara a mio avviso abbastanza equilibrata e come dici tu l'abbiamo decisa in quei 15 minuti un po' come era successo a Pescara. Pescara poi eravamo stati meno bravi nel riuscire a nel tenere il risultato, qui siamo stati sicuramente molto, molto più bravi. È chiaro che in una partita dove i valori un po' si equivalgono, gli episodi la fanno da padrona, però credo che nell'arco delle due gare abbiamo meritato il passaggio del turno. Mi permette, è stato un po' troppo buono perché i valori non sono stati equilibrati, la Feralpi è più forte. No, infatti ho detto che comunque sul campo abbiamo meritato di passare il turno, però il Pescara ha tenuto botta fino alla fine, ci ha creduto fino alla fine, anche oggi ha cercato di recuperare il risultato. È chiaro che sapendo di dover vincere vai sotto 2-0, quello è stato, diciamo così, il colpo di grazia. Ecco, dal punto di vista tattico, pronti via, io ho visto la Feralpi Salò dello Stadio Adriatico, ovvero con l'aggressione soprattutto su un Diambo che sembrava spaesato, recupero palla, Siligardi su un recupero ha sfiorato il gol del vantaggio, poi per 20 minuti però il Pescara vi ha messo in difficoltà e Cernigoi è andato vicinissimo al vantaggio. Cosa è successo in quei 20 minuti? No, è quello che ho detto prima, perché in una gara dove c'è equilibrio può succedere che l'episodio decida e determina la partita. In quei 20 minuti lì siamo stati sicuramente un pelo meno belli, abbiamo concesso poco e invece siamo stati molto, molto bravi, come si diceva prima, nei primi 15 minuti del secondo tempo nel mettere, diciamo così, al sicuro il risultato e la gara. Chiedo l'ultima cosa, io poi lascio la linea allo studio. Sfatiamo questo mito, è vero che se il risultato fosse rimasto in parità 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, la Feralpi Salò veniva la paura, il Pescara voleva quello? Sì, vabbè, ma questo ci sta, era una situazione che non avremmo mai voluto vivere e per fortuna siamo stati un po' più sereni, un po' più tranquilli. Studio. No, vogliamo fare soltanto i complimenti, no Fabio, a Stefano Vecchi, perché noi abbiamo sempre detto, mister, insomma, squadra che gioca a memoria, quindi si vede che c'è un lavoro che è partito da lontano, quindi complimenti, meglio sicuramente all'andata, però oggi era una partita anche difficile dal punto di vista, secondo me, psicologico, no? Perché poteva essere un'arma a doppio taglio questo pareggio, invece siete stati bravi lo stesso, quindi complimenti e in bocca al lupo per i quarti. Grazie. Sarete testa di serie. Grazie. Quindi. No, purtroppo no, perché la cancellazione del Catania dà un coefficiente al Palermo di poco più alto di noi. Se ci fosse stato il Catania saremmo teste di serie, sì. Invece con la cancellazione del Catania diventa il Palermo. Vedi e un quindi po'. Ci tocca andare a giocare contro una bella piazza ancora. E allora l'appuntamento è per martedì 17, qui per gara 1 del quarto turno playoff. Vecchi, facciamo un grande, grazie, in bocca al lupo, complimenti per il calcio che ha mostrato. Grazie. Grazie.